Io, come ha detto Roberto prima, parlo un po' nella mia qualità di consigliere per l'innovazione di Assolombarda, quindi mi metto sul fronte dell'industria. Evito di dire cose risapute perché l'innovazione è importante, penso che siamo tutti quanti consapevoli di questo. Mi permetto solo di ribadire ancora una cosa che è stata accennata da loro prima, ed è che l'innovazione è una cosa che ha un effetto, diciamo, benefico sul fatturato e sul profitto, altrimenti non serve a niente, non è una cosa utile. Quindi, siccome l'innovazione è un processo complicato che richiede tutte le cose che diceva Alfonso Fuggetta prima, capita troppo spesso che in questo meraviglioso paese noi siamo molto fantasiosi, siamo molto creativi, perché siamo indubbiamente creativi, ma siamo poco innovatori. Perché? Perché la creatività è una cosa importante, forse un prerequisito, ma poi per passare da questo all'innovazione c'è bisogno del lungo percorso che loro hanno indicato. Vista dal punto di vista delle imprese, è evidente che l'impresa che non innova muore, quindi l'impresa deve innovare. E deve innovare per competere in un mercato difficile. Quali sono i problemi che incontriamo e quello che cerchiamo di fare? Allora, i problemi che incontriamo sono, primo, gli aspetti dimensionali delle imprese, perché l'innovazione qui si fa in tanti modi diversi. Allora, si fa l'innovazione con la start-up perché c'è la persona brillante che pensa una cosa e quindi si fa una start-up e con le problematiche che sono state evidenziate prima. Ma c'è bisogno di innovazione continua nelle aziende che esistono, le aziende che fanno i loro prodotti e che inevitabilmente muoiono se non innovano. Queste hanno problemi assolutamente diversi in funzione delle dimensioni. Io trascuro in questo momento la grande azienda che ha più risorse e più capacità, ma la media azienda, la media piccola azienda, invece è quella che è l'ossatura economica della nazione, ma che nello stesso tempo ha i maggiori problemi. E i maggiori problemi dipendono dalla scarsezza delle risorse, anche umane, che spesso hanno, e da modi di procedere che non sono corretti. Noi abbiamo fatto, di quando dico noi intendo Assolombarda, Confindustria generale, ma Assolombarda in particolare, uno sforzo molto notevole per avvicinare questo mondo delle imprese all'università. Perché se non si crea un ecosistema in cui l'impresa lavora vicino all'università e ai centri di ricerca e alle strutture finanziarie che gli consentono poi di fare le cose che deve fare, non si riesce a fare innovazione. E poi i problemi sono i seguenti, molto semplici. L'industria non è in grado, spesso e volentieri, di articolare in un modo intelligibile le sue necessità. L'università ha il suo linguaggio, il centro di ricerca ancora di più, lui inventa una nuova molecola, no? E il trasformare questo risultato della ricerca è qualche cosa che è spendibile, utilizzabile dall'impresa, è una cosa complicata ed è lì dove, diciamo, corpi intermedi, strutture intermedie, strutture di traduzione intelligente, quello che diceva Alfonso Fuggetta prima, i miei passano tanto tempo ad ascoltare per capire, ma anche per trasferire quello che sanno e quello che recepiscono dal mondo della ricerca dentro l'industria. Ecco, questo in Italia avviene poco, è estremamente frammentato, ci sono troppi enti che dicono di fare queste cose ma poi in realtà non lo fanno, quanti sono non lo sappiamo, dovremmo fare il censimento a cui si faceva riferimento prima, però è assolutamente importante l'esistenza di queste cose. Chiedo scusa, ma mi tradisco la testa e finisco questo mio intervento e poi credo che vi lascio. E quindi questi corpi intermedi, adesso senza che nessuno si offenda, il CEFRI per esempio può essere una struttura intermedia da questo punto di vista, sono vitali proprio perché l'innovazione sia resa possibile.
La parte finanziamento, il finanziamento è stato descritto brillantemente prima, ci sono finanziamenti più o meno inutili che vengono spesi male, soprattutto quelli pubblici a pioggia, fatti in un modo frammentario che non servono molto. Noi abbiamo fatto un'opera di convincimento per evitare un'enorme pioggia di piccoli finanziamenti, ma per concentrare le risorse di più di progetti più grandi, più soldi, meno progetti ma più meritevoli. Però di nuovo tutto è tremendamente complicato, ci vogliono i mesi, le richieste sono pazzescamente difficili, c'è un sistema poi che io personalmente non amo molto, che è quello del cofinanziamento. L'ente pubblico dice: io ti finanzio ma tu ci devi mettere tot. Allora questo induce a tutta una serie di utilizzi sbagliati, insomma, cose che non vanno bene. Sto facendo un esperimento adesso con una banca. Loro si sono dichiarati disponibili a rischiare soltanto giocando sulla validità dell'idea, quindi non chiedono l'ipoteca sulla casa di Giorgio De Michelis, ma guardano l'idea. L'idea deve essere in qualche modo certificata dal punto di vista tecnico da qualcuno, per esempio il Politecnico, e poi loro devono giudicare la bontà imprenditoriale dell'idea e rischiare il finanziamento. Vabbè, è interessante, io ho cominciato questa cosa qualche mese fa, finalmente abbiamo fatto la prima riunione con delle imprese che sono venute a raccontarci quali erano le loro idee, alcune erano anche delle belle idee, ma si sono tutti quanti firmati alla descrizione di quello che volevano fare. Poi ho detto: sì, ma adesso noi dobbiamo andare in banca per avere dei soldi, quindi bisogna che vi fate capire quanto da questa cosa voi sperate di guadagnare, qual è l'acceleratore per cui diventate molto più ricchi e quindi la banca vi finanzia senza problemi. Nessuno di loro aveva fatto l'esercizio di dire quanti soldi in più pensavano di fare. Cercate di spiegarvi che noi non eravamo l'ufficio delle tasse, quindi cercavamo anzi di aiutarli in questa direzione. Però questo è un altro sintomo importante, cioè quando si scende poi sul fatto reale, avere un caso reale di uno che dice: se io faccio questa cosa sicuramente andrò meglio, ma che non te lo quantifica con dei numeri. Non pretendevamo un business case dettagliato, ma un'idea abbastanza precisa per essere più convincenti nei confronti della banca. Allora, però adesso vediamo questa cosa come funziona. È chiaramente un test, però è un test nella direzione giusta per cercare di favorire lo sviluppo, l'innovazione. Altra cosa importante è l'interdisciplinarità. Adesso io so che mi sto allontanando dall'information technology, che pure è la mia materia, ma l'interdisciplinarità è importante. Ecco, in uno di questi luoghi dove molto, perché sono piccoli parzialmente, avvengono cose di questo genere, recentemente, parlo della Fondazione Filarete, abbiamo visto un caso in cui c'era un'azienda che fa dei filtri per le acque reflue, per robe sporche, insomma, e doveva trovare un nuovo sistema di filtri, perché quelli che hanno costano troppo e non vanno bene. Hanno trovato lì che stavano sviluppando una sostanza fibrosa per la ricostruzione dei tessuti a seguito di ustioni o cose di questo genere. Benissimo, hanno scoperto che questo stesso materiale sarebbe stato un filtro perfetto per le loro necessità, e quindi queste due cose si sono unite insieme e questi hanno messo sulla linea di produzione per fare i filtri partendo da un materiale che serviva a ricostruire i tessuti. Dico questo perché sono cose che accadono, ma se non si creano le condizioni perché questo dialogo possa avvenire, non succede, questo non accade assolutamente. Altro esempio, questa è una cosa di cui mi occupo io tra le tante cose mi occupo anche di una società che è poco più di una startup. Questa sì, nel campo dell'information technology, nel senso che fanno servizi usando i telefonini, quindi financial service, mobile financial services, ma qualsiasi cosa che è mobile, e lavorano un po' in varie parti del mondo, sono molto piccoli,
hanno delle buone cose nel Medio Oriente, nel Far East, stiamo cercando di fare qualcosa in Italia. Loro sono quotati al ristretto di Londra. Allora, uno dei miei ultimi consigli e interventi che ho dovuto fare è stato quello di consigliargli di non farsi dare dei finanziamenti che gli stavano offrendo, cioè sul mercato londinese c'era della gente che voleva scommettere sull'azienda e erano disposti a mettere su dei soldi importanti. Allora dico no, questi sono troppi, prima magari sarò stato vecchio e conservatore, però dico prima qui dobbiamo fare una serie di passi, diventare più solidi, poi prendi più soldi e poi vai avanti così. Allora, noi ci troviamo di fronte a una parte di mondo dove il problema è quello di dire, beh, insomma, cerchiamo di non prendere troppi soldi perché sennò i rischi aumentano, e siamo in una parte di mondo qui dove invece i soldi non ci sono in questo modo, ci sono in un altro modo che è un modo spesso sbagliato. Allora, come associazione degli industriali, chiaramente stiamo facendo grandi sforzi per semplificare queste cose, avvicinare questi mondi, ma non è semplice. Non è semplice perché le aziende sono tantissime, perché parlano linguaggi diversi, perché c'è tuttora, diciamo, una notevole resistenza nell'affrontare i problemi in questa maniera. Quindi noi dovremo discutere sicuramente molto di più e in maniera molto più vivace con il mondo universitario, proprio perché questo è nel bene delle imprese. Stiamo lavorando in questa direzione e spero che qualche cosa di più col passare del tempo si possa ottenere. Poi c'è il discorso più vasto, a cui però non perdo tempo, perché questa per me la soluzione di questa è la soluzione politica, cioè di che cosa è che rende attraente questo paese per chi deve investirci dei soldi. Allora, io ho fatto il capo di una multinazionale dell'informatica in Italia e insomma si fa una fatica tremenda a spiegare a uno che può investire soldi dovunque nel mondo perché li deve investire in Italia, anzi perché non li deve portare via da qui e metterli da un'altra parte. Le obiezioni sono molto ovvie, cioè ci vuole troppo tempo per avere qualsiasi permesso per fare qualsiasi cosa, ed è tutto troppo complicato e non si capisce come si deve fare. Mettetevi adesso nei panni un attimo di uno che ragiona in americano piuttosto che in cinese. È complicatissimo. Dopodiché non è finita lì, perché se io devo costruire un capannone, non era il mio caso, era un'altra cosa, però insomma, c'è un tizio che dice che il capannone gli fa ombra alle 3 del pomeriggio, quindi fa un ricorso al TAR, passi da 6 mesi a 2 anni a discutere se lo puoi fare o non lo puoi fare. Quindi la certezza dell'investimento non c'è. Poi se i clienti non ti pagano, gli vuoi fare causa, scoraggi chiunque, perché ci sono 10 anni per decidere se incassi. Non arriviamo, nonostante quello che si dice, la vulgata, ma non si arriva nemmeno a discutere della rigidità del mondo del lavoro, della presenza delle competenze, cioè non ci arrivi nemmeno a discutere. Ti fermi prima, ecco, ma la soluzione di questi problemi però è banalmente politica, cioè decidere che queste cose vanno cambiate. Per questo non ci voglio perdere tempo, esula troppo dal discorso che dobbiamo fare. Però questo riguarda l'attrattività complessiva del paese, ma se non rendiamo di nuovo il paese attrattivo per gli investimenti, anche l'innovazione ne soffrirà, perché non possiamo mica fare tutto quanto da solo. Qui abbiamo bisogno di gente che arriva con capitali, che arriva con idee, che arriva con persone, ci stimola.